È iniziata la settimana di God of War e ci sono già le prime critiche. In realtà il gioco di Santa Monica Studio uscirà il 20 aprile per PlayStation 4, ma se ne parla già poiché il 12 aprile è scaduto l'embargo per poter pubblicare le recensioni che sono state pubblicate appunto nei maggiori siti di informazione sia italiani che esteri. I voti ottenuti dal gioco sono decisamente devastanti, sono altissimi, ma c'è qualcuno che ne ha parlato male e che ha fatto discutere proprio Santa Monica, che sembra non aver accettato il disappunto di questo sito. Il sito What If Gaming, finora sconosciuto ai più anche a noi, e che potrebbe semplicemente aver voluto far parlare di sé, oppure no, semplicemente aver voluto esprimere la propria opinione, ha fatto infuriare Santa Monica, che ha tacciato la recensione di questo sitarello come qualcosa di poco attendibile e di addirittura fake. In realtà la recensione sembra essere stata scritta con cognizione di causa e si parla di combattimenti ripetitivi, una trama poco accattivante, poco approfondita e di un albero delle abilità non troppo stimolante. Noi diremo ciò che sarà giusto dire e speriamo che il nostro parere possa essere considerato autorevole, come al solito. Ho sputato mentre lo dicevo, porca puttana. Cioè, una volta che stavo dicendo una cosa di vanto. Insomma, speriamo che la nostra recensione vi piaccia, al di là del voto e del parere sul gioco. Fatto sta che per una recensione come quella di God of War, ma in realtà pensiamo di farlo ormai per tutte le recensioni, abbiamo speso tanti e tanti soldi in vestiti non proprio con cui usciremmo la sera. Ecco. Comunque, sempre restando in tema God of War, Digital Foundry ha dichiarato che il gioco di Santa Monica avrebbe la grafica più pazzesca di sempre. In pratica, il gioco per PlayStation 4 avrebbe settato nuovi standard per quanto riguarda l'ambito console. Che sia quindi un bel gioco, secondo la critica internazionale, non c'è dubbio, ma ci mancavano da un po' i complimenti del microsoftiano Phil Spencer. Io apprezzo la sportività, io stesso sono uno sportivissimo, quando perde la mia squadra del cuore faccio i complimenti comunque all'avversario, se se li merita. Ti ricordi che già qualche tempo fa ti eri complimentato fin troppo per le esclusive della concorrente PlayStation 4 e ti avevamo dedicato questo spezzone? Salve direttrice, mi ha mandato a chiamare, eh? Spencer, lei in un'intervista ha detto che i migliori giochi in single player li fa Sony. Sì, sono stato io. Sarà contenta di questa mia affermazione. Ma lei lo sa per quale azienda lavora? Aspetta. Sì, perché è la so... Cosa? Non è la Sony. No! Non è la Sony, non è la... Eppure ci avresti come... La Nintendo? Spencer! Non è neanche la Nintendo, è strano, però a questo punto delle cose non combaciano. Lavoriamo alla ma... No, no, aspetti, a casa la sapevo, a casa la sapevo! Alla ma... Alla ma... Alla... Ma si guardi intorno! Non voglio guardare, giuro, ho detto che a casa la sapevo, ma lo devo ricordare. Aspetti, alla ma... alla Manzotin! Grande azienda la Manzotin, ottima carne! Sì, insomma, ci fa piacere questo fair play da parte tua, ma vorremmo vedere maggior carattere e soprattutto un maggior numero di esclusive per Xbox One, un'altra console a cui teniamo, che se ne dica. Ubisoft potrebbe essersi fatta scappare delle informazioni su Watch Dogs 3. Innanzitutto Ubi Central ha realizzato un video in cui raccoglie tutti gli indizi che porterebbero al terzo episodio della saga degli hacker. Inoltre su Twitter Ubisoft avrebbe postato la scritta "This is everything" per poi rimuoverla, scritta che si ricollega proprio alla saga di Watch Dogs. Inoltre chiedendo a Sam, che è l'assistente virtuale di Ubisoft presente solo in Canada, di Watch Dogs 3, questi risponderà: "Non vedo l'ora che anche tu possa giocarci". Anticipando questa frase con informazioni sul gioco come "sta venendo su che è una meraviglia", eccetera. Insomma, stiamo qui ad aspettare in fondo un nuovo episodio di Watch Dogs, ci garberebbe non poco. L'E3 di Bethesda si prospetta scoppiettante e molti si aspettano l'annuncio di Doom 2, questo perché Pete Hines di Bethesda ha affermato che all'E3 ci sarà l'inferno sulla terra e Hell on Earth, ovvero l'inferno sulla terra in inglese, era proprio il sottotitolo di Doom 2. Inoltre noi speriamo sempre in The Elder Scrolls 6, lo so, la speranza è l'ultima a morire. Dopo le scrause versioni di AT Games e Blaze, finalmente ecco una versione davvero mini e prodotta direttamente da Sega. Parliamo del Sega Mega Drive Mini ufficiale e in quanto tale stavolta non dovrebbe avere problemi di emulazione. L'elenco dei giochi presenti nella macchina non è ancora stato svelato e ancora una volta possiamo dire, in onore dei vecchi tempi a 16-bit... What Nintendo? Oh, forse no, decisamente no. A quanto pare Spyro Reignited Trilogy avrà il doppiaggio originale americano e questo per gli americani è motivo di gaudio e gioia, ma non per noi italiani, o meglio, speriamo che non ritornino i doppiatori originali italiani.
Beh, non capita tutti i giorni che un drago trovi la sua libellula. Piccolo sarai tu, Tappo. Non sei stato invitato. Questa è una festa privata. Cosa vuoi questa volta, Ripto? Sembra che in giro ci sia un malware che vi obbliga a giocare a PlayerUnknown's Battlegrounds. Proprio così, sembra che vi blocchi il PC e per farvelo funzionare di nuovo dovete giocare obbligatoriamente a PlayerUnknown's Battlegrounds per almeno un'ora. Potremmo fare una cosa del genere pure noi per costringere a guardare i nostri video per almeno un'ora. Oppure potremmo creare un aggiornamento per un gioco e installare dentro qualcosa che disinstalli a D-Block. Vabbè, in realtà non era male come idea. Parlando di Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, giochi che effettivamente sì, hanno rotto il cazzo, ragazzi, in una maniera incredibile. C'è solo questo su YouTube, mamma mia! Ecco che arriva, dopo l'insuccesso di Lawbreakers, Radical Heights. Un Battle Royale anche questo, con i costumi e le ambientazioni tipiche degli anni 80. Signori, Fortnite, cioè, prendiamo Fortnite, facciamone un altro uguale. Ed ecco Radical Heights. E stavolta devo schierarmi un po' oltre il politically correct, perché onestamente provo piacere per il fatto che gli stia andando male questo gioco a Cliff Bleszinski. Per il semplice fatto che bastano già Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Anzi, sì, la notizia è che il gioco di Cliffy B sta andando male. Ormai tutto ciò che tocca il buon Bleszinski purtroppo non vede il successo. Un po' mi dispiace in realtà per lui, ma è. Più volte su questo canale, nelle news della settimana, abbiamo trattato l'argomento violenza e videogiochi, soprattutto dopo l'intervento di Donald Trump contro i videogiochi e la regolamentazione nei confronti dei minori. E dopo che anche Warren Spector si è espresso contro l'esagerazione da parte di alcuni sviluppatori, abbiamo deciso di chiedere il parere anche a Cory Barlog, il direttore creativo di God of War, uno dei giochi più violenti di sempre, e lo abbiamo fatto personalmente. Il buon Cory ha semplicemente affermato che la violenza non deve essere gratuita ma sempre contestualizzata, ma qui le sue parole precise. So, God of War had a lot of amazing cutscenes full of violence and blood, and we all love them. What do you think about all those people who accuse video games for their adult content? Even Warren Spector talked about it, or Trump. One of the challenges that I wanted to take on with this was to give context. They live in a very brutal and sort of unforgiving time, a time in which, you know, people have to work very hard to stay alive. Everything has a good why. Any media, right? Any sort of creative process, if you have a strong central understanding of who the characters are, why they're doing what they're doing, what you're doing is actually trying to tell an earnest story to people. Sono apparse in rete le immagini di quello che potrebbe essere Animal Crossing per Switch, e secondo proprio queste immagini potrebbe chiamarsi Animal Crossing Globetrotter. Ovviamente potrebbe trattarsi veramente di Animal Crossing per Switch, oppure semplicemente di qualcuno che vuole prendersi gioco dei miei sentimenti. Insomma, quella che in gergo si chiama cazzata. Grazie Raiden, per queste cose sei prezioso. Quali cose? Io l'ho detto così, senza ascoltare quello che stavi dicendo prima. Che significa cose belle ma in inglese? In realtà questa settimana di cose veramente belle non ce ne sono state, anzi personalmente è stata una settimana un po' di merda, ma quelli sono affari miei. Però una cosa bellina è che ricominciano gli annunci lolli con nuova linfa vitale, le telefonate, perché abbiamo disturbato altre persone per farvi divertire, perché ce l'avete chiesto in tanti, maledetti. E trovate annunci lolli appunto nel link qui sotto in descrizione o nella scheda qui da qualche parte, insomma. Cliccateci e guardatelo a partire dalle 14.30, cioè soltanto dalle 14.30 il video. Ed hai capito. Eccezionale notizia per gli appassionati di Forza Horizon, tra cui anche il nostro Raiden. Forza Horizon 4 sarà sicuramente mostrato alle 3 del 2018, e a confermarlo è proprio la stessa Microsoft. In realtà lo ha confermato la responsabile della divisione Xbox portoghese e spagnola, quindi insomma lo ha confermato, ma con molte più S e sputacchiamenti vari. Non si sa ancora dove sarà ambientato, le speculazioni sono tante, ma è proprio ciò che scopriremo alle 3 di quest'anno. Jason Schreier di Kotaku ha rivelato che 2K Games sarebbe al lavoro su un nuovo Bioshock. Se consideriamo la relativa attendibilità del giornalista e che uno degli sviluppatori del primo episodio, Sean Elliott, è tornato nel team di sviluppo dopo essersene andato, e che la versione remastered della trilogia è già uscita per le nuove console, possiamo sperare davvero che questo, per ora rumor, si riferisca a un capitolo del tutto nuovo, Dita Incrociate. Annunciata la collection di Shenmue, che conterrà Shenmue 1 e Shenmue 2 per PC, PS4 e Xbox One, in attesa del terzo episodio. 30€ il costo, la collection includerà alta definizione, un'interfaccia
interfaccia migliorata, possibilità di personalizzazione dei controlli, i dialoghi in giapponese o in inglese a scelta e una funzione per avanzare velocemente nel gioco. Shenmue Collection sarà disponibile nel 2018, ma in data da definire sia in versione digitale che fisica. Giorno 30 aprile e l'1 maggio saremo al Comic Con di Napoli, quindi amici napoletani, aspettate ulteriori dettagli nei prossimi giorni e vi aspettiamo al Comic Con. Come ogni domenica, anche questa domenica, non vediamo perché dovrebbe fare eccezione, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci accordato la vostra cortese preferenza, vi porgiamo distinti saluti. Comunque buona domenica, speriamo che sia la migliore delle domeniche possibili per voi e vi ringraziamo ancora una volta, vi invitiamo a lasciarci un like se la puntata vi è piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. No, la stavo chiudendo bene stavolta non è stata volontaria, cioè di solito un po' faccio lo sketch, ma stavolta...